perché Anguillara ha una corsia, esatto, che loro pagano il contributo. Dopodiché, quando si è fatto questo accordo nel 2002, sottoscritto, eccetera, eccetera, Anguillara, Punton del Lecce per chiarirsi, e Fiumicino non hanno pagato più le quote contributive perché si erano staccati. Questa è stata fatta adesso la strada, quindi do l'esempio pratico. Gli incidenti che ci sono stati qua tra il mese di ottobre e dicembre e gennaio, lì è stata transennata da parte del consorzio, no? Perché? E c'era in animo di dover sistemare quella strada, però poi c'è stato il RUP, che lei conosce, sindaco, credo, che Stefano Azzimato. Stefano Azzimato, e ha detto, dice, scusate, non si può fare sta roba, perché se viene la provincia e dice chi ti ha detto di farlo, e quello, ecco perché ancora sta così, se no già era stato sistemato. Quindi questo qui è il discorso che appunto il consorzio di là funziona e di qua purtroppo funziona a pezzi, perché quando è stata fatta la condotta idrica, che parte dalla Braccianese, eccetera, attraversa e va fino a Tragliavella. Quindi Anguillara si è preso questo pezzo, nonostante che noi come consorzio, io ormai non ne faccio più parte, ma è la storia. Quando c'era appunto Pizzorno, andammo da Pizzorno per dire, scusate, prendete questa strada, fatela asfaltare. C'è fu un accordo, e loro si sono preso questo pezzo. L'altro accordo è stato appunto pure con Fiumicino. Io non mi ricordo chi era l'assessore che stava lì. È stata fatta recentemente. Adesso. Io ho una proposta alternativa. È che il comune di Fiumicino ha messo a posto, per quanto possibile, naturalmente quello è presente, il semaforo, così come ci eravamo impegnati.